Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella Sala San Francesco, un luogo caratteristico, importante, soprattutto di incontro con Padre Pio. Come ben sappiamo e vediamo attraverso tante fotografie, questo luogo era un momento che portava i tanti fedeli, i tanti pellegrini ad incontrare proprio qui Padre Pio e potergli affidare anche i loro affanni, le loro paure, le loro lettere, le loro richieste, anche per qualche istante. C'è una lettera di Padre Pio che scrive nel 1916, potremmo dire che è una delle prime, a novembre del 1916, e fa una considerazione importante perché, come ben sappiamo, nel 1916, Padre Pio arrivò in questo convento prima a luglio, alla fine di luglio, e poi definitivamente, anzi doveva essere una sede provvisoria il 4 settembre, ma poi divenne definitiva. E nel novembre del 1916 il giovane frate scrive a Padre Benedetto, scrive al suo provinciale di qualcosa che è accaduto a Foggia, nel convento di Foggia, dove lui è stato per diversi mesi. Gesù mi provi sempre col fuoco delle tribolazioni, Fiat, scrive Padre Pio, ormai siamo nella prova preannunziatami a Foggia dal Signore. Da più giorni, mio buon padre, ho sentito forte in me il bisogno di rivolgermi a voi per ricevere qualche parola di conforto in mezzo ad alte tempeste, fra le quali si trova la mia povera anima, non appena voi vi allontanaste proprio da qui. Ma fino a questo momento non mi è stato possibile il farlo, tanta è la tempesta che strepita dentro e fuori di me. Mio Dio, cos'è stata la mia vita in questi giorni dinanzi a te, in cui le più fitte tenebre mi hanno investito tutto? E quale ancora sarà il mio avvenire? Io ignoro tutto, completamente tutto. Intanto, scrive Padre Pio, non cesserò di innalzare le mie mani dalla parte del luogo santo durante la notte e te benedirò sempre finché mi rimarrà un soffio di vita. Te supplico, mio buon Dio, perché sia la mia vita, la mia barca e il mio porto. Tu mi hai fatto salire sulla croce del figlio tuo e io mi sforzo di adattarmici al miglior maniera. Sono convinto che giammai ne discenderò e che giammai dovrò vedere rasserenata l'aria.